tutti e benvenuti alla quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A di fronte a Academy La Dispoli e Pescatori Ostia. Il numero 4 Tiozzo che può allargare, attenzione, il cross dal fondo, passa il tiro e la palla clamorosamente sbagliata da Masciangelo. Ranieri in avanti, cerca di servire Pelizzi che riesce a far passare il pallone per Pollucci, 2 contro 1, Pollucci allarga per Pagliuca, Pagliuca in aria, Pagliuca, la parata di Liam, ancora Pagliuca, il vantaggio della Dispoli, 1-0, che serve ancora in avanti Buonanno, però lo presti, intercetta il pallone, ma qua c'è un errore difensivo, allora Pagliuca ne può approfittare, puntalo presti, Pagliuca dentro per De Angelis, troppo lungo, ma attenzione De Angelis, perde il pallone il portiere, Pagliuca e la parata sulla riga di Lopresti, Pelucci ancora, prova a scaltarlo, calcio di rigore per il Ladispoli, fischia Isu, parte Pagliuca e fa 2-0, Manuel Pagliuca, doppietta, con la disperazione di De Angelis che chiamava il pallone, pallone che resta lì, attenzione, Buonanno in area di rigore, Buonanno col sinistro, Buonanno traversa, clamorosa traversa di Buonanno, già battuta da Marcucci, attenzione, il pallone tirato e arriva un gol bellissimo della Pescatori Ostia che accorcia le distanze al minuto 42 del primo tempo. Il controllo di Buonanno, punta Marchetti, poi serve ancora Colace al limite, calcio Colace, palo clamoroso, palo di Colace, Caruana ancora verso Marzi che passa in qualche modo su Ranieri, Marzi e calcia fuori, e allora Ciobano che calcia col sinistro, mamma mia, illusione del gol per Ciobano. Ruggero fa rientrare però praticamente tutti, poi il cross in mezzo per Pollucci, la palla passa, Pollucci e la parata di Riem, incredibile occasione per il Ladispoli, battaglia mette dentro con il destro, colpo di testa, incredibile, errore clamoroso ancora sotto porta, tanto c'è attenzione perché Lopresti va ad attaccare l'Arese e c'è un parapiglia, rosso per Fiaschetti, e per Lopresti, controlla Ciobano, poi Aragri prova a recuperare, passa il pallone, attenzione il cross in mezzo, il colpo di testa di Bugri che colpisce il palo, incredibile, le emozioni non finiscono mai, finisce qui all'Angelo Sale, arriva la prima vittoria in campionato per l'Academy La Dispoli.